Oggi parlerò di ChatGPT per l'educazione dei pazienti. Sono sicuro che già i nostri pazienti, quando gli facciamo diagnosi di scoliosi, vadano a cercare informazioni sull'intelligenza artificiale. I ragazzi, i giovani ormai la usano quotidianamente. E la cosa che volevo verificare, che volevamo verificare noi come ISICO, è se le informazioni che dà ChatGPT siano informazioni veramente valide con il paziente o al contrario dannose, pericolose, che vadano contro quello che è il nostro trattamento. Abbiamo quindi selezionato 14 domande comunemente fatte dai pazienti e le abbiamo poste a ChatGPT. Abbiamo poi preso quelle risposte e le abbiamo fatte valutare a un team di quasi 30 esperti, di 29 esperti con una media di 12 anni di esperienza. I risultati sono molto interessanti, nel senso che abbiamo trovato che le risposte mediamente erano molto buone. Non tutte, alcune erano molto più controverse e i vari valutatori hanno dato punteggi più bassi, in particolare alle domande che cos'è la scoliosi, qual è il migliore sport per la scoliosi e la fisioterapia può aiutare nel trattamento della scoliosi. Queste tre domande i valutatori hanno risposto in una maniera, diciamo, sparsa. Alcuni hanno detto che andavano bene, altri hanno detto che andavano male. Questo ci fa capire due cose. La prima cosa è che non siamo tutti d'accordo su alcune domande e che quindi ci sarebbe bisogno di un consenso su domande frequenti fatte dai pazienti per essere tutti allineati e d'accordo su cosa dobbiamo dire ai nostri pazienti, e questo ci permetterebbe di trainare le intelligenze artificiali per rispondere anche al posto nostro in una maniera efficace ed efficiente. La seconda cosa che ci fa capire è che non possiamo lasciare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale solo agli ingegneri, perché la selezione del materiale su cui le intelligenze devono essere trainate in ambito medico è responsabilità nostra, è qualcosa che non solo noi sappiamo cosa può essere veramente utile per il paziente, e dobbiamo assolutamente indirizzare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale verso una tecnologia che possa essere utile ed efficace anche per noi, perché rivoluzionerà la nostra professione.